una sera, 7 litri e mezzo di acqua per lavarsi i denti, 75-100 litri per farsi una doccia, e intanto ci sono previste per il 2030 delle grosse migrazioni, 700 milioni di persone a causa della mancanza d'acqua dovranno trasferirsi, spostarsi dai loro luoghi di origine o di residenza. Questi sono dati che ci fanno riflettere, e oggi, che è la giornata mondiale dedicata all'acqua, abbiamo voluto affrontare questo tema. Ovviamente lo facciamo affrontando, soprattutto per quanto ci riguarda, i temi locali, ecco, la gestione dell'acqua nella nostra provincia e i consumi che vengono fatti. Lo facciamo con degli ospiti tutti particolarmente impegnati su questo fronte. L'assessore Giacomo Gianpedrone, che è l'assessore regionale all'ambiente e che ha una delega specifica anche sul ciclo delle acque, anche se oggi lo vediamo quasi sempre su infrastrutture impegnato su quel fronte, però c'è anche questo problema da affrontare. Rino Tortorelli, che è del Comitato Acqua Bene Comune, che lo conosciamo anche lui perché è impegnato anche sulla sanità col Tribunale del Malato. Marco Casarino, che è responsabile provincia dell'Atto, esatto. E poi c'è Paolo Messuri, che è il presidente di Acamacque, Acquamire, ormai dobbiamo dire, non più Acqua soltanto. Io direi di partire subito dal discorso dell'acqua pubblica, acqua privata, che è un tema che si pone che l'hanno posto poi gli italiani già con un referendum, e che si pone ogni volta che facciamo delle scelte, come abbiamo fatto a Spezia con il passaggio da Acam a Acamire. Qual è la prospettiva, ecco, quale deve essere, a parte come è oggi la situazione, più o meno la conosciamo tutti, ma qual è la prospettiva a cui dobbiamo tendere, visto che l'acqua è un bene particolare, ecco, è un bene molto preziosissimo che deve evitare di finire a livello speculativo. E quindi direi di partire, non so, io partirei su questo argomento da Tortorelli, perché Tortorelli, credo che il comitato di cui fa parte oggi abbia avuto una manifestazione a Sarzana proprio su questo argomento. Sì, abbiamo fatto due presidi, uno a Spezia e uno appunto oggi è stato fatto a Sarzana, per sensibilizzare la popolazione in merito a una situazione che si sta manifestando oggi in Parlamento, e cioè c'è una commissione ambiente della Camera che sta affrontando una proposta di legge per ripubblicizzare il servizio idrico. È una proposta di legge che ricalca un po' i contenuti che avevamo fatto noi con la legge di iniziativa popolare del 2008 e riprende sicuramente i principi che sono stati affermati dal referendum del 2011, in cui 27 milioni di italiani avevano detto fuori i profitti dall'acqua e che l'acqua non fosse sul mercato. È giusto il titolo della vostra trasmissione: purtroppo l'acqua sta diventando e sempre più diventerà oro blu, cioè destinato purtroppo a farne profitti per chi, diciamo, lavora in questo settore. Io vorrei ricordare che purtroppo noi in Italia siamo un po' poco attenti, diversamente da altri argomenti, a quello che succede in Europa e nel mondo. Ho piacere, anche perché se no sembra che faccio dei discorsi senza argomenti concreti, ho piacere di ricordare, e ciascuno di noi lo può vedere andando sul sito della Camera, Camera Web, proprio le registrazioni che in questo periodo ci sono proprio su questa discussione, su questa proposta di legge della ripubblicizzazione. Lì il professor Lobina, che è un ricercatore del Public Service International Research Unit, quindi non è un fessacchiotto qualsiasi, come dire, ha specificato che ormai il processo di ripubblicizzazione, cioè di tornare dalla gestione privata alla gestione pubblica, ormai sta avendo un ruolo fondamentale. Sono 235 i casi internazionali in cui si reinternalizza
il servizio. E i fattori determinanti di questo ripensamento, diciamo, delle istituzioni nel tornare all'acqua pubblica è perché sono mancate le promesse che ha dato la gestione privata in termini di riduzione delle tariffe e di maggiori investimenti, e soprattutto una cosa fondamentale, cioè che la gestione privata, che massimizza i profitti, cioè punta a fare utili, è in esatto contrario, contrapposta alla questione del risparmio idrico, no? Cioè, se, solo per dire questa cosa, sì, che la ritengo fondamentale, cioè chi fa affari, e come un qualsiasi, ed è giusto per le società per azioni, deve vendere il più possibile, cioè la Fiat per fare più utili. Per deve fare vendere più utili. È una concezione che urta contro un sistema che invece deve risparmiare la risorsa. Io non ne devo vendere di più di acqua, la devo risparmiare. Se la risparmio, la società per azioni privata che la vende non fa gli utili che si era prefissa. Gian Pedroni, su questo tema. Ma no, intanto bisogna dire che nella giornata mondiale dell'acqua il primo delle riflessioni che un'istituzione deve fare, in questo caso la regione, ma credo anche le altre, è l'approccio a una sensibilizzazione culturale, soprattutto da parte dei più giovani, in un momento anche abbastanza significativo e particolare, in cui c'è verso l'ambiente uno scatto significativo. L'acqua è una risorsa primaria e non è infinita, e quindi come tale evidentemente un bilanciamento fra le risorse necessarie e le risorse effettivamente disponibili è quello che ad esempio la Regione fa con il piano di tutela delle acque. Lo fa sulla disponibilità dell'acqua in campo, ma lo fa anche su quelli che sono gli agglomerati, che evidentemente gestiscono e curano la qualità delle acque. Io credo che tutto questo, al di là poi dei disegni di legge parlamentari, deve stare insieme, garantendo anche però quei necessari investimenti alle condutture, a tutto ciò che è evidentemente quello che poi porta l'acqua erogata nelle case dei nostri concittadini, che deve stare in piedi. Io ho sempre un po' paura del ritorno totale al pubblico, perché è vero che il privato alcune volte è lacunoso, se pensiamo ad esempio a un tema parallelo, quello delle concessioni autostradali. Dall'altra parte però abbiamo visto anche in altre epoche, su altri temi, che il tutto pubblico non è che ha portato altrettanti risultati. Quindi sono convinto che il dibattito vada invece approcciato da un livello culturale di partenza. Prima si diceva devo, come dire, in qualche maniera cercare di incentivare il cittadino a consumare meno acqua, ma questo non lo fa l'azienda che eroga il servizio, lo deve fare un tema culturale, ed è lì che dobbiamo lavorare tutti insieme, cercando di far capire che questa risorsa, lo dicevo prima, non è infinita, e che evidentemente anche un consumo migliore di quest'acqua, indipendentemente da chi la gestisce, credo che sia un tema di approccio, soprattutto per i più giovani, da fare veramente capire. Acqua vuol dire tutto, è ciclo vitale, è molti degli aspetti di un territorio, di una regione come la nostra, che fa costiere evidentemente dell'utilizzo delle acque, anche un vanto dal punto di vista turistico. Mi fa piacere che sono in questa trasmissione potendo dire che molte volte consecutive ancora Regione Liguria è la regione fra tutte le regioni d'Italia che ospita il maggior numero di bandiere blu sulla qualità delle nostre acque, sintomo che qualche cosa dal punto di vista istituzionale su questo tema è stato fatto. Messuri, su questo ci può dire qualcosa? Ci può dire anche un attimo, ci sono dei comuni in provincia di Spezia che preferiscono non entrare in Acam, o qualcuno che addirittura ne vuole uscire da Acam Acque perché vogliono rimanere, non so, un paio di comuni, credo Rocchetta e un altro, vogliono uscirne, credo. E ce ne sono alcuni, tipo Maisana, che invece non vogliono proprio entrare. Evidentemente hanno un vantaggio a livello di bollette per gli utenti, ecco, rimanere fuori da questa operazione. Io quello che posso dire è che dal momento dell'aggregazione si sono aggiunti ad Acam Acque il comune di Bolano, il comune di Carro e prossimamente il comune di Carrodano. E rispondendo al collega Tortorelli, ritengo che attualmente i comuni non siano del tutto in grado di gestire la risorsa acqua, nel senso che sono d'accordo che l'acqua sia un bene comune e sia un bene
inviolabile, però qualcuno deve gestire il servizio idrico. Servire il servizio idrico significa mantenere delle strutture, delle infrastrutture, mantenere un acquedotto, mantenere una rete fognaria, mantenere dei depuratori, tutte infrastrutture che comportano elevati costi di gestione e di mantenimento. Quindi se l'acqua è un bene comune, ma il cittadino deve in qualche modo contribuire all'utilizzo di quest'acqua. Quindi ricollegandomi a quanto affermato dall'assessore Giacomo Giampedrone, mentre si sono spese tante parole sull'educazione civica nella gestione dei rifiuti, si è parlato molto e sono spese molte parole giustamente e con ottimi risultati per ottenere i risultati nella raccolta differenziata, poco si sta facendo a livello nazionale su quello che è il risparmio e l'utilizzo moderato dell'acqua, ma non solo inteso come utilizzo. Lei ha aperto la trasmissione dicendo che si consumano i litri di acqua per lavare i denti o per farsi la doccia. Bisognerebbe, e io questo l'ho già detto in varie sedute anche a Latto, che i comuni del territorio, le intere regioni italiane, fare delle campagne di sensibilizzazione non solo sull'utilizzo dell'acqua che esce dal rubinetto, ma anche sul corretto utilizzo degli scarichi, perché oggi ci troviamo, specialmente nel nostro territorio, nella nostra provincia, dove abbiamo un territorio particolarmente ostico nella gestione, pensiamo a tutte le Cinque Terre, tutti i comuni rivieraschi che hanno problemi morfologici per la creazione di impianti di depurazione di un certo livello tecnico. Insegnare ed educare la popolazione ad utilizzare gli scarichi dell'acqua come devono essere utilizzati. Oggi ci troviamo tutte le famiglie si trovano ad esempio a gettare nello scarico del rubinetto l'olio esausto della friggitrice. Immaginiamoci i ristoranti o tutte le attività ricettizie che utilizzano impropriamente gli scarichi dell'acqua. Un depuratore come può essere quello di Stagnoni è in grado di depurare questo tipo di scarico, i depuratori dei comuni rivieraschi non sono in grado di depurare quest'acqua. Quindi occorre oggi, che è proprio la giornata mondiale dell'acqua, lanciare un segnale a tutti i comuni della provincia a attivarsi per fare una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, nelle associazioni di categoria, fare dei manifesti, dei documenti da rilasciare. Anche oggi a Spezia si sta molto, è diventata una città turistica, sono nate molte attività ricettizie. Cominciamo a educare i gestori delle attività ricettizie ad utilizzare nella propria struttura, ad esempio, i detersivi biodegradabili. Invogliamoli a fare il cambio delle lenzuola piuttosto che degli asciugamani, non tutti i giorni, ma una volta ogni 3 giorni, invitando gli ospiti a non pretendere il cambio e questo per evitare l'utilizzo di... Poi entriamo nel dettaglio, sì, di queste cose. Casarino, ecco, su questo discorso pubblico-privato come... Ma intanto bisogna capire cos'è ad oggi il sistema, perché se no immaginiamo che sia una cosa diversa da come sia. Oggi la tariffa non la fissa Acamacque. Okay. Oggi non è vero che se Acam vende più acqua aumenta i profitti. Se dovesse vendere più acqua, tra virgolette, l'anno dopo dovrebbe restituire i soldi. Perché non solo la tariffa è definita da Lato e poi dall'autorità nazionale, ma anche l'ammontare dei ricavi che può fare in un anno Acam, nel bene e nel male, è garantito, cioè non si può andare sotto una certa soglia, ma non si può andare sopra una certa soglia. Quindi è vero che è un soggetto di diritto privato, a parte che la maggioranza ancora adesso è in IRE, ma questo è pubblica anche di statuto, a parte questo.
Ma al di là del discorso del pubblico privato, dissente, questo, dissento, questo che dico, questo che dico, questo è un problema, però sul fatto che la tariffa sia determinata dal pubblico, che i ricavi abbiano un massimale pubblico, mette questo, la gestione di questo servizio in modo incomparabile rispetto alla vendita di automobili o alla vendita di merendine o di caramelle. È un'altra cosa. La proprietà, l'acqua è bene pubblico, l'acqua è concessionata per la possibilità di estrarla ed è regolata in tutti gli aspetti, per la qualità, per le quantità, per le modalità con cui e per l'articolazione dei diritti. Oggi abbiamo un set di cittadini, utenti, hanno una quantità di diritti che sono garantiti dai contratti di servizio e dalle regole per le quali se non ci sono due letture all'anno c'è in automatico un risarcimento. C'è una serie di tutele. Oggi la giornata mondiale dell'acqua ha come titolo che nessuno rimanga indietro, l'acqua per tutti. Allora, rispetto a questo, proprio da quest'anno esiste, è stato introdotto una misura importante che è il bonus idrico, e cioè le persone che sono in difficoltà hanno diritto ad avere gratuitamente un quantitativo pro capite di acqua giornaliero che viene pagato dalla collettività. A questo, che è un provvedimento di carattere nazionale, le autorità locali, cioè i comuni, la provincia della Spezia, insieme al gestore, hanno raddoppiato le somme a disposizione. Quindi, a fronte di circa 150.000 euro disponibili per coprire questa spesa, messi a disposizione sul piano nazionale, le autorità locali insieme al gestore hanno messo a disposizione altri 300.000 euro. Vuol dire che nel corso... Sta già funzionando? Certo, sono state fatte... Prego. 1.400 domande, 1.800 di cui 1.400 ritenute ammissibili, e che quindi hanno non ancora prodotto materialmente in alcuni casi il rimborso, ma sono già perfette. C'è un quantitativo d'acqua giornaliero, come funziona? Non... Allora, c'è una misura, se vuoi raccontarla, ma comunque insomma sono 14 euro annui che corrispondono più o meno a un consumo per quanto riguarda i 50 litri al giorno e che viene, diciamo, garantisce... Garantito. Ripeto, il minimo vitale per chi è in difficoltà. Poi chiaramente i consumi sono, da questo punto di vista anche la tariffa è graduata. I grandi consumatori pagano di più di chi consuma di meno. Cioè, non siamo in presenza di un sistema organizzato per far guadagnare qualcuno e per attirare in maniera ingannevole il cittadino utente e perché consumi e faccia guadagnare qualcuno. È organizzato per fare in modo che l'acqua venga usata bene, che ce ne sia per tutti e che ce ne sia in qualità. Il sistema è organizzato così. Ci sono delle regole, poi chiudo, molto rigide sulla qualità tecnica. Appena c'è qualche piccola difficoltà, un pozzo si chiude. Ci sono 200 sorgenti in questa provincia, ci sono 50 pozzi, cioè non è un sistema banale. Ecco, questo vorrei, ci sono 1950 chilometri di tubazione su cui corre l'acqua. È un oggetto che da un punto di vista della complessità industriale, in questo è difficile immaginare un ritorno al municipalismo piccolo e spicciolo, perché rischia di andare a danno del cittadino. Insomma, un po' di carne al fuoco l'abbiamo messa, direi di sentire un attimo un'intervista che è stata fatta a un geologo, Raggi, proprio su questo tema, e poi diamo la parola a Tortorelli che scalpitava, ecco, doveva dire qualcosa. Professore, oggi si celebra la giornata mondiale dell'acqua, una risorsa davvero importante. Ecco, nel nostro territorio, come in tutti i territori, ormai si comincia a parlare di scarsità di questa risorsa, ma qual è la situazione reale? La situazione reale è semplice e complessa a illustrarla alle persone, evidentemente, che non sono addentro a questi problemi. Sostanzialmente la provincia spezzina rientra sotto la tutela dell'ATO, no? L'ambito territoriale ottimale, gestisce praticamente tutte le disponibilità idriche
del territorio della Val di Vara, delle Cinque Terre, eccetera. Le posso dire questo sostanzialmente, in quest'area molto grande, la zona montana è servita bene dalle sorgenti, le quali hanno ancora la loro vitalità, è sufficiente a gestire gli acquedotti. Le Cinque Terre sono in una crisi spaventosa da molti anni, specialmente ora che sono aumentati i fabbisogni, no? Col turismo, eccetera. Mi ricordo che anni fa, per conto del Comune di Monterosso, assieme alla SAT, abbiamo individuato la possibilità di perforare dei pozzi nella zona di Pignone per portare acqua poi al di là della collina, della dorsale costiera. Abbiamo trovato un po' d'acqua, poi durante l'estate il livello è sceso, evidentemente abbiamo dovuto piantare lì perché i pozzi avrebbero dovuto essere molto più profondi. E comunque è un argomento che va ancora preso in considerazione perché il problema dell'approvvigionamento idrico nella zona delle Cinque Terre è estremamente importante. Poi vi dirò qualcosa di più. Per quello che riguarda la città? Per quello che riguarda la città, l'unica fonte di approvvigionamento è la subalbia del Magra. Cioè, le ghiaie alluvionali trasportate dal Magra e dal Vara nel corso dei millenni hanno formato un materasso alluvionale dello spessore di 20-25 metri, nel quale si infiltrano le acque di superficie. I pozzi sono perforati prevalentemente in destra geografica, dove lo spessore di questi materiali è più consistente. Evidentemente i pozzi prendono l'acqua che il fiume ricarica naturalmente nelle sue falde. Evidentemente i prelievi vanno condizionati a quello che la ricarica. Cioè, noi abbiamo un serbatoio naturale nel quale esiste una riserva permanente che evidentemente rappresenta uno stoccaggio che non va toccato. Il buon padre di famiglia in banca 10.000 euro se li tiene da conto. Tutti i mesi prende la pensione, mette 1.000-1.200 euro, spende quelli e non intacca il patrimonio, certo, perché può servire. Noi siamo arrivati al punto in cui siamo lì a grattare il fondo del barile e in qualche anno più siccitoso purtroppo si sta intaccando anche quella che i geologi, certo, chiamano la riserva permanente. La qualità dell'acqua com'è nella nostra città? La qualità dell'acqua è un altro problema grosso, perché la falda è minacciata da due vie. Dalla parte bassa il mare che sta entrando nel territorio. Questo dipende dal fatto che l'alveo si è abbassato per l'escavazione degli anni 70, durante la costruzione dell'autostrada sono stati prelevati milioni di metri cubi di ghiaia per fare rilevati. L'alveo si è approfondito di 5-6 metri. L'acqua risale nell'estuario del fiume fino all'altezza di Romito, dove c'è una briglia che si è formata quando è caduto il ponte di Romito nel novembre del 68. Io ho fatto le fotografie mentre stavano crollando le arcate. Fortunatamente con lo sbarramento impedisce alle acque di mare di risalire ulteriormente. Però i pozzi più vicini, che sono quelli di Battifolle e quelli di Ressora, quando pompano creano delle pressioni e rischiano di tirare dentro l'acqua di mare. Tanto che i pozzi di Romito sono andati a fine il mare, mi sono salati. I pozzi di Battifolle e di Ressora sono al limite. Per cui l'argomento interessa in questo caso la risalita del cuneo salino, che è un argomento importantissimo e va controllato nella sua evoluzione. Tortorelli, ha sentito anche il discorso comunque che non è che siamo messi male, però siamo lì ai limiti secondo il geologo, ecco. Sì, io vorrei dire una cosa, premesso che voglio dire apprezzo gli interventi sia del direttore dell'ATO che del presidente del Consiglio di Amministrazione di ACAM, Iren Acque. Però voglio dire, loro sono funzionari e un dirigente di una società. Il mio interlocutore è politico, quindi è l'istituzione politica locale a cui chiedo e da cui non abbiamo risposta, perché non si rispetta la volontà popolare dei cittadini espressa anche a Spezia da 101.000 persone che il 27 giugno del 2011 hanno votato nel referendum una certa cosa. Quindi, nel merito, poi contesto, ovviamente avete visto, dissento totalmente da quello che è stato detto, no? In particolare dissento sul fatto che i sindaci siano coloro i quali approvano la tariffa, per cui poi ACAM Acque è un semplice applicatore di quello che è stato deciso. In realtà lo sappiamo bene come decidono i sindaci: l'ACAM Acque presenta un progetto e lì alzano la mano e lo approvano, così come è stato per il passaggio tra l'ACAM e l'IREN.
c'era un documento di 400 e rotte pagine che solo grazie a qualche consigliere, adesso non mi ricordo neanche, non lo voglio neanche citare, è stato possibile esaminare, peraltro sotto il controllo dei dirigenti di IREN, senza poterci fare fotocopie né niente. Quindi sappiamo come decidono i sindaci, così come decidono sulla sanità. Ad esempio alla conferenza dei sindaci l'ultimo bilancio non si è neanche espresso, il bilancio della 5 è passato per silenzio assenso. Quindi questa storia, assolutamente, che siano i sindaci a decidere, non l'accetto in maniera assoluta. Però, scusa, è così, loro non sappiano cosa votano, questa è una tua opinione, ma dire che non è... va bene, è una tua opinione, ma ci mancherebbe, rispettabile, ma la norma è che la tariffa è approvata, scusami, la tariffa... No, ma abbi pazienza. No, io dico delle cose, le giustifico, ma non è che lo giustifichi. È così. La tariffa è approvata, scusami, chi approva la tariffa? Allora, scusami. Dimmi chi approva la tariffa. No, non mi piace fare quella discussione, come si vede nelle televisioni nazionali, che si litiga. Finisce. Dobbiamo parlare sui dati di fatto, sono i dati di fatto. Va bene. Allora, la tariffa è approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale. Perfetto. Non è che è deliberata da Acam. Posso? Sì, allora, Acam presenta, in questo caso è stato IREN a presentare un piano con delle opere, sulla base di queste opere e dei relativi costi viene approvata la tariffa. Poi io non so se queste opere c'è qualcuno che le va a verificare. Mi risulta per esempio che il depuratore di Castelnuovo sia stato messo 3 volte nel piano tariffario e ancora non ci sia. E questo mi risulta. Poi sugli altri fatti, su come decidano i sindaci, ho detto dei dati di fatto. Cioè, certo, ma però non pazienza, mi puoi interrompere. Ma non ti puoi dire che ti risulta che c'è una cosa che 3 volte è stata... È una balla. Questo allora non è vero. È diverso. Sei tu che fai un'affermazione. Faccio e devi portarmi 3 cose. E se vuoi ti porti i documenti che lo dico. Quando? Allora, prima porti i documenti, poi fai l'affermazione. Intanto l'affermazione la faccio, mi prendo la responsabilità e io poi ti porto. Allora io ti dico che è una bugia e poi vai avanti. Poi te ne assumi le responsabilità. Non c'è dubbio, detto ciò, è una bugia. Detto ciò, non puoi fare considerazioni. Volevo andare avanti, poi voglio dire, mi rendo conto che quello che dico dà fastidio. No, non dà fastidio, basta che non dici bugie, basta che non confondi. Non esageriamo, puoi dire anche che quello che dico io non è fondato e non sono d'accordo. Le bugie. per favore, la bugia Castelnuovo è una bugia. Castelnuovo è una bugia. Beh, inutile, allora avete due visioni diverse, allora, quindi è inutile che continuiamo a dire bugia. Allora sarò più chiaro, non voglio interloquire con un funzionario rispettabile, stimabile, ma il mio interlocutore sono le istituzioni politiche locali, quindi non ti rispondo neanche più, con tutto il rispetto che sai benissimo che ho per te, punto. Allora, detto ciò, non siamo basta neanche... Basta interloquire con la verità però dei fatti, non con... Facciamo finire tutto. Sì. Non siamo, tornando a quello che diceva anche l'assessore Gianpedroni, non siamo così ingenui da ritenere che la gestione pubblica voglia dire tornare alla gestione in mani comuni. È evidente, è un problema complesso. Ci sono reti, come diceva Messuri, ci sono costi, eccetera. Quello che diciamo noi, che è la proposta che poi stanno facendo non... quattro fessacchiotti a Parigi, che è la città della nazione dove ci sono le multinazionali dell'acqua, sono tornati indietro e hanno ripubblicizzato. Cioè, voglio dire, si gestisce attraverso un'azienda speciale, o come era l'ACAM una volta, tra parentesi, cedendo la lira rischiamo anche di perderci tutte le professionalità e di creare non pochi problemi, se leggo come è vero che i sindacati hanno affermato a novembre 2018 la grande preoccupazione tra i lavoratori sulle modalità di ingresso di IREN nella realtà spezzina, leggo testualmente. Quindi ci perdiamo anche quella cosa lì. È ovvio, andava gestita a livello di azienda speciale con controllo pubblico. Questo cosa evitava? Che, scusi perché il problema è determinante, che una società per azioni, IREN, che lo fa legittimamente, è una società per azioni, però deve comunque ricavare un qualcosa in più che l'azienda speciale pubblica non deve fare, e cioè il profitto. E siccome IREN ha promesso ai suoi soci di distribuire utili entro il 2020, questo risulta dai piani di sviluppo, del 8,20%, che è una cifra esagerata, tenendo conto di quelli che sono, diciamo, la remunerabilità degli investimenti alla data odierna, è ovvio che loro devono fare qualche cosa in più per recuperare questi soldi e darli a chi? Ai soci. Tra l'altro vorrei dire che ci hanno sbandierato questa cosa che i comuni di Spezia potevano contare nella società, al di là del fatto che nessuno ha letto tutto il documento di 400 e rotti pagine sull'aggregazione, come ho detto prima. E vorrei anche dire una cosa, che all'interno del patrimonio sociale di IREN ci sono la Clearstream Banking Luxembourg e la Kairos Partner SGR.
Particolare, questo soggetto opera nel settore della private banking, come dicono loro, 11 miliardi di euro, eccetera. Ecco, questi soggetti qua valgono dentro al patrimonio di Iren il 6,62%. Tutti i comuni della nostra provincia sono soci con una quota all'1,9%. Mi dite voi se a questi soggetti qui gli interessa di più come vada la gestione dell'acqua a Spezia o non piuttosto andare a prendere la remuneratività del loro investimento alla fine dell'anno. L'ultimissima cosa che volevo dire, anche noi, poi con tutto quello che ho detto su questa cosa su cui dissento, invece assolutamente sono favorevole, condivido e apprezzo tutte le iniziative che sono state fatte per sensibilizzare la popolazione, i giovani, al risparmio idrico. Anche noi, un po' più modestamente, sul nostro sito di Cittadinanza Attiva abbiamo fatto per questa giornata un piccolo depliante che si dice come risparmiare l'acqua, ad esempio chiudendo il rubinetto mentre uno si lava i denti. Voleva dire qualcosa a Bessuri? Sì, volevo intervenire su questo aspetto, cioè grazie all'aggregazione, grazie all'intervento del gruppo IRE con l'acquisizione di HM Acque SPA, non dobbiamo dimenticarci che in 10 mesi di aggregazione sono stati investiti sul territorio ben 16 milioni di euro e 21 milioni di euro saranno investiti nel 2019. Ad oggi molti sono già i lavori già terminati e molti sono i lavori in corso. Se volete ve li posso elencare per no, comune. No, se no diventa un lavoro troppo lungo. Paghiamo con la tariffa però. Se la gestione fosse pubblica come verrebbero pagati? La tariffa. Sempre con la tariffa. Cioè diciamo che il problema è un altro, il problema è che oggi abbiamo la disponibilità economica e la liquidità che ci permette di fare quello che negli ultimi 10 anni non è stato fatto. Avevamo una tabella, credo la regia se la può far vedere. Comunque ecco, il discorso è che adesso arrivano IREM a Messuri, sì. Ci sono degli investimenti, ecco in questa tabella che vediamo. Nel 2018... La linea in rosso, rappresentata dagli investimenti. Era il budget di IREN. La linea in blu era il budget di HM. Preaggregazione. Già nel 2018 erano budgetizzati 13 milioni e mezzo circa di euro di investimenti, ne sono stati fatti in 10 mesi e non in un anno 16 milioni. Sì. Per l'esattezza 16 milioni e 4. Nel 2019 HM preaggregazione avrebbe dovuto investire 8 milioni di euro, con IREN erano sbudgetizzati 14, ma arriviamo a 21 milioni di euro. Quindi diciamo, in sostanza, adesso è inutile fare l'elenco, la tabella certo. È chiara, cioè sono degli investimenti. Uno dei motivi dell'aggregazione era che doveva arrivare questo investimento, Assessore. Ma guardi, io credo che i motivi dell'aggregazione vadano oltre l'acqua, cioè mi sembra abbastanza chiaro che siamo ben oltre l'acqua. Sì, c'era un problema della società. Parliamo di una aggregazione che peraltro io ho condiviso, che la Regione ha, come dire, anche coadiuvato in tutti i suoi passaggi determinanti e che vedrà peraltro nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, un'espressione del Comune della Spezia nel membro del Consiglio di Amministrazione di una delle società più importanti di questo settore idrico, ma anche di altri tipi di grandi interventi. Io credo che sia fondamentale e il grafico fa molto piacere e quello che vuol sapere la gente è che comunque gli investimenti vengano fatti, forse in passato purtroppo per le difficoltà come dire, delle società che anche a Spezia abbiamo dovuto affrontare evidentemente non sempre sono stati garantiti, ma il sistema funziona così, c'è un dibattito parlamentare, lasciamo che il Parlamento, le commissioni e poi eventualmente l'Aula faccia quelle valutazioni. È giusto dire che la perplessità di chi evidentemente vuole tornare al pubblico è un qualche cosa che rispetto agli investimenti che vanno garantiti all'utilizzo delle nuove tecnologie e anche evidentemente a garantire una tariffa che sia la più accessibile possibile per tutti, cosa che già oggi si prova a fare con l'impostazione data, è un elemento di preoccupazione per chi dice evidentemente passiamo a un altro sistema. E il dibattito parlamentare lo farà, credo, con la giusta attenzione. Io ripeto, non sono mai per bianco o nero. Detto questo, però, mi sembra che negare che oggi l'aggregazione abbia comunque portato un qualcosa in più al nostro territorio, che l'atto spezzino è uno degli atti migliori dei nostri territori provinciali del resto della regione, che c'è
una, credo, anche gestione da parte dei sindaci consapevole, perché non diciamo che i sindaci non hanno consapevolezza di quello che vanno ad approvare, perché fanno già un mestiere che io ho fatto e che quindi è uno dei più belli del mondo, ma con grandi responsabilità è molto difficile. I sindaci giustamente cercano di coordinare con l'ATO e poi evidentemente nella rappresentanza del Consiglio Provinciale quello che è il maggiore interesse per il proprio territorio, cercando di garantire il servizio migliore possibile. Dentro questo sistema, che oggi funziona, c'è qualcuno che sta proponendo a livello parlamentare, a fronte anche di un percorso referendario che aveva avuto una sua espressione, una valutazione diversa. Ma se noi oggi nella giornata mondiale dell'acqua ci perdiamo a ragionare di tariffa e non diciamo invece che c'è un tema molto più grande su cui tutti siamo d'accordo, e che è quello di utilizzare al meglio queste risorse, di cercare di sprecare il meno possibile, cercare di evidentemente anche reimmettere nel ciclo delle acque un'acqua che è stata utilizzata in un altro modo per poter evidentemente non sprecare un bene che non è infinito, io credo che, come ha detto il professor Raggi, anche in una provincia come la nostra, che gode di discreta salute, a parte alcune zone costiere delle Cinque Terre e altri casi limitati, anche noi dobbiamo in qualche maniera sensibilizzare a questo. Noi facciamo delle giornate con Legambiente estive, lo facciamo per il settore dei rifiuti, ma è anche collegato quello del ciclo dell'utilizzo dell'acqua, e soprattutto nei comuni costieri, che sono quelli con più attività ricettiva durante i mesi estivi, per sensibilizzare i più giovani, perché a volte su questo tema sono più facilmente sensibilizzabili i ragazzi che non gli adulti. Ma il tema è un tema veramente importante. Se voi guardate, come dire, quanto, e l'ha detto lei in apertura di trasmissione, si sta spostando alcune parti della popolazione rispetto all'utilizzo dell'acqua, si capisce che evidentemente anche la zona mediterranea, quindi il sud dell'Europa, non ha una situazione così rosea da questo punto di vista. Allora, questo mi piace venire a evidenziare oggi, che c'è comunque una collaborazione istituzionale dentro dei percorsi normativi che il Parlamento deciderà in quanto sovrano, che oggi comunque un suo risultato anche nelle difficoltà passate e presenti lo porta, perché sennò sembra che la gestione del ciclo delle acque sia completamente allo sbando. E in tutto questo mi fa piacere, lo devo sottolineare, l'opera della nostra Agenzia per l'Ambiente, ed è l'unica cosa che non mi trova d'accordo con il professor Raggi, perché noi abbiamo una grande Agenzia per l'Ambiente che lavora costantemente con gli operatori del settore e con le istituzioni per fare in modo che la qualità delle acque offerte ai nostri cittadini e a chi usufruisce delle acque sulle nostre coste sia una delle migliori della Liguria. Io volevo dire qualcosa? Sì, solo sulla risorsa idrica, perché è abbastanza importante. Aggiungo l'ASL e il settore difesa del suolo della regione. Questo cioè, non lo potevo dire da solo. Nel senso che è utile in una giornata come questa, in cui si prova a ragionare sull'acqua, capire che nel nostro territorio, che è ricco di base della risorsa, non sono peraltro per nulla tralasciate le attività, i progetti, le azioni per la tutela della risorsa. L'ha detto velocemente il professore quando ha ragionato di sorgenti nella zona collinare montuosa all'intraterra e invece il bacino dell'Agre e quindi i pozzi, aggiungerei oltre a Battifollo, quindi la parte verso Sarzana, anche i pozzi di Ceparana e poi ancora quelli di Levanto. Su questo il piano diciamo di tutela delle acque che ha approvato la regione ha assegnato dei compiti alle autorità locali che sono in svolgimento di monitoraggio, adesso lo dico, si chiama cono di incidenza, cioè di verificare intorno alle zone pozzi sorgenti cosa c'è e se c'è qualcosa che potenzialmente può creare dei danni, un inquinamento, bisogna intervenire. Ecco, rispetto a questo c'è un'azione che vede appunto coordinati l'ATO, i comuni, l'ASL, l'ARPAL, il Servizio Difesa del Suolo della Regione, in modo tale da realizzare questi studi sugli aspetti principali e a realizzare quello che la legge prevede ormai da tanto tempo, che sono una zona di rispetto assoluta, che è proprio minimale, 10, 100, è una zona di rispetto più ampia rispetto ai tempi che eventuali inquinamenti che possono arrivare. Bene, questo per dire che la risorsa c'è, è una risorsa di qualità, è una risorsa che va continuamente difesa, perché nel tempo le situazioni non sono sempre state di tutela. Levanto è un caso tipico dove
sul fiume che attraversa il paese, troviamo a distanza di pochi metri un pozzo e un distributore di benzina. C'è qualcosa che non funziona. Allora, è lì da 40 anni e non è successo niente e abbiamo attivato insieme al gestore delle forme di... Ma è una cosa, è un campanello. E stanno, si sta studiando di spostare. È chiaro, sono investimenti, sono cose che, ripeto, si possono fare quando c'è possibilità di pianificazione e risorse per farlo. Posso aggiungere una cosa su questo molto brevemente? Noi siamo a valle di uno stanziamento importante di protezione civile rispetto alle ultime mareggiate. Non è un caso che queste pianificazioni abbiano comportato in molte schede che i sindaci hanno segnalato di protezione civile degli interventi proprio anche sulle condutture e sulle reti fognarie, perché ormai la pianificazione è fondamentale. Se un sindaco sa di essere tutelato dal punto di vista dell'infrastrutturazione del servizio, si spende anche meglio il proprio territorio. Quindi da questo punto di vista l'apertura a interventi di protezione civile anche in questo senso, e mi collego e lo ringrazio per la citazione del settore difesa del suolo, anche perché noi viviamo situazioni di dissesto in alcuni contesti dove evidentemente questo servizio trae la propria origine significativa, e quindi ci vuole un'attenzione talmente elevata di più strutture istituzionali, ognuno con il proprio ruolo. La regione fa la programmazione, ci sono gli ambiti e tutti quelli che devono operare, che devono arrivare fino all'erogazione del servizio, ma almeno oggi diciamo che c'è una filiera di collaborazione istituzionale veramente importante che arriva in casi di emergenza addirittura anche a stanziare risorse di protezione civile per cercare di garantire una qualità del servizio elevato. Volevo dire una cosa, una cosa, così mi rispondete a tutte e due, sia Messuri, vale per l'acqua che abbiamo noi a Spezia, che viene captata dal Magra, è un'acqua di una qualità notevole, no, mi sembra. Il problema, uno dei problemi è, cioè, un problema è intanto che comunque siamo una zona come tante altre d'Italia dove c'è un consumo esagerato di acqua in bottiglia, nonostante abbiamo dell'acqua del rubinetto. Però tutto questo, la gente è sospettosa per il discorso della rete di collegamento, che perde in parecchi punti, e l'acqua deve essere pertanto clorata, no? Quindi anche il gusto cambia, non è quello. Il cloro non, la cloratura non dipende dalle perdite, non c'è una relazione tra le due cose. No. C'è una relazione rispetto ad alcuni obblighi fisici, di parametri di partenza e dalla distanza tra quindi la diluizione che c'è nella clorazione dal momento in cui avviene la clorazione e quello che viene il consumo. Faccio l'esempio: la stessa acqua che viene clorata nelle stesse quantità dal pozzo di Fornola che va a Spezia o che va a Sarzana, arriva prima e ha una percezione di gusto peggiore. A Spezia arriva, esatto, con succede questo. È la stessa acqua, basta lasciarla lo stesso un po' all'aperto pozzo, e cloro va via. Lo stesso pozzo fa, d'altra parte non si è mai, anche lì bisogna trovare un equilibrio tra il gusto e la salute, la sicurezza. E certo. E l'ASL chiede un livello di sicurezza che al limite può andare in contrasto col gusto. Possiamo dire più investimenti si fanno nella rete, meno acqua si perde. Ah, non c'è dubbio, questo dubbio è un elemento. Volevo fare questa precisazione che un po' si è capita dagli ultimi spot che ho fatto. Cioè, noi abbiamo fatto un discorso politico generale e di scelte generali. Non sono qua a dire che il sistema che ci abbiamo noi nel lato idrico spezzino faccia acqua e tutte le parti, anche se le percentuali di perdite sono un po' elevate, se volete vi do i dati ultimi. Quindi non a caso a ottobre, mi pare del 2011, abbiamo addirittura fatto una manifestazione di piazza in cui facevamo assaggiare agli spezzini tutte le tipologie di acqua prelevate nei nostri pozzi che ci sono in tutta la provincia, e non a caso abbiamo lottato perché l'ACAM rimanesse spezzina, perché c'era un ottimo laboratorio che faceva così, e mi auguro che continui a farlo anche se sottolinea. Quindi il concetto non è questo. È stato bravissimo, nonostante, beato lui, la sua giovane età, l'assessore Gianpedrone, a impostarla sul discorso della giornata dell'acqua. Su quello ci mancherebbe altro. Chi è che non è d'accordo a dire che va risparmiata, che bisogna fare interventi di sicurezza, di manutenzione, eccetera? Però il problema si lega anche a un altro, cioè quanto poi le famiglie reggono certo tipo di costi di bollette, anche se la diminuzione dell'acqua, voglio dire, viene attuata perché uno la risparmia. Anche qua un dato,
cioè l'IREN, l'ultimo relazione trimestrale economica, marzo 2018, diceva che il margine, cioè l'incasso lordo, è un aumento del 12,1%, e però ed è questo margine a ricondursi principalmente a ricavi tariffari, e ciò nonostante in quello stesso periodo sia stato venduto 1 milione di metri cubi di acqua in meno. Quindi voglio dire, c'è sì il problema della tutela della risorsa, e mi fa piacere soprattutto da parte dell'interlocutore istituzionale politico che ci sia un'attenzione particolare su tutto, e me lo aspettavo, insomma, il suo dovere, però il problema è anche collegato ai meccanismi tariffari e sugli affari che si fa. Ad esempio, lei prima ha fatto riferimento al fatto che la nostra provincia si usa molto l'acqua in bottiglia. Qua, se si prende questa relazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze su cosa ci guadagnano le società di vendita dell'acqua, allora su 1 euro che pagano di concessione allo Stato, in media ne incassano 191 per la vendita dell'acqua. Ripeto, sono dati del Ministero dell'Economia e Finanze. E uno di quelli che ci guadagnano proprio di più è questa Ferrarelle, che su 1 euro di concessione pagata ne incassa 280. Quindi vuol dire che intorno all'acqua, in bottiglia o meno, e noi siamo per l'acqua del rubinetto dell'ACAM, vorrei dire del sindaco, ma non so se ancora lo posso dire, e perché intorno ci sono degli affari. Anche qui mi trovo bene alla mia sinistra l'assessore regionale, e gli vorrei chiedere se, per esempio, sulla base di quella che è stata la ricognizione che ha fatto la Corte dei Conti nella sua relazione, la Regione si sta attivando per recuperare quello che negli anni passati, anche la gestione che adesso c'è attualmente in Regione, per recuperare quei soldi che chi sta prendendo acqua dalle nostre fonti ed è concessionato dalla Regione Liguria, mi riferisco a questi due soggetti, cioè la fonte Acqua Santa e un altro soggetto che si chiama Spiga Nord S.P.A. della Santa Clara, questi qui praticamente pagavano per prendere acqua e venderla 154 euro all'anno di concessione, non solo nella concessione dopo, questi qui di questa Santa Clara, della Spiga Nord, di questa società, dovevano pagare 1 euro all'anno per ogni metro cubo imbottigliato, e alla Regione non l'hanno mai pagato. Io spero che la Regione... Altro che... Oh, sono felice di questa cosa, ma perché... non questi, perché non è che si fa contro... Si fa perché è giusto farlo, ma ci mancherebbe. E quelle erano le regole, queste società hanno... Questi sono scritti qua, quelli che la Corte dei Conti dice, certo, a loro, oh, andateli a prendere per l'orecchio. Poi, se ci sono altri che controllate, mi fa doppiamente piacere questa cosa. Nessuno mette in dubbio questo ragionamento. Poi avevo anche dei dati che... Messuri voleva dire qualcosa. Stiamo parlando di giornata mondiale dell'acqua, quindi rientriamo un attimo nel binario. Volevo dare un dato che grazie agli investimenti, quindi grazie alla parte economica, si è potuto garantire la costituzione di 22 distretti acquedottifici che... attraverso i quali si vanno a controllare le singole aree per ridurre le perdite dell'acquedotto, e solo nei 10 mesi del 2018 le perdite sono state ridotte del 5%. Ulteriore 10% dovrebbe essere la riduzione per l'anno 2019, ma tutto questo lo si fa grazie agli investimenti. Senza gli investimenti... Già cambiare proprio dei tratti, dei di tratti, rete, dei tratti di... Perché sono tubazioni vecchie. Sostituzione e inserimento di meccanismi diciamo dipartimentazione, in modo tale che si isolano dei tratti di conduttura. Si abbandona quello che c'è, no, si rimette... si controlla. Sì, ho capito. Perché il problema poi alla fine, e tra l'altro è collegato, se tutti sappiamo che se in un tubo ci facciamo dei buchi, e vogliamo spingere l'acqua alla fine del tubo, dobbiamo metterci più forza. Pressione, certo. E quindi ci vuole più pressione, vuol dire più consumo di energia elettrica. Quindi l'effetto di cambiare il tubo e mettere un tubo che non ha perdite ha un effetto di non perdere acqua e bene, ma soprattutto di risparmiare energia. Quindi avere un'acqua più controllata e di non pompare. È un po' l'effetto opposto che la divisione delle acque bianche e acque nere rispetto all'afflusso ai depuratori. Cioè se riusciamo a fare in modo che le condutture portino solo acqua e non abbiano buchi, e quello che va dalla fognatura alla depurazione non porti acque bianche ma solo acque nere, è un beneficio per tutti. E quindi, come diceva anche Messuri prima, se usiamo bene ciascuno di noi e ogni operatore il proprio rubinetto, il proprio scarico, facciamo le cose che poi alla fine all'ambiente ritornano.
Vuole finire di dire sì, qualcosa? Due cose. Uno, si diceva l'acqua, il gusto e il sapore dell'acqua. L'acqua che viene portata all'interno degli singoli appartamenti è un'acqua ottima, sia come un'acqua più che potabile. Il problema è che gran parte degli immobili, quindi dei palazzi, non ha mai fatto l'igienizzazione e la sanificazione delle condutture private. Quelle private. Quindi l'invito che posso fare ai vari amministratori di condominio e ai vari proprietari... Questo è un messaggio importante. È procedere almeno una volta ogni due anni alla sanificazione delle condutture, perché abbiamo palazzi di 50-60 anni che hanno sempre all'interno i soliti tubi. Quindi se sarebbe... l'acqua la porta buona. Poi non può conoscere la condizione del tubo privato all'interno del singolo. Sempre sulla qualità dell'acqua, forse qualche utente ha sentito il problema del cromo esavalente. Rispetto a questo, dove si sono verificati in provincia, avevamo delle analisi che davano il superamento di questi limiti, sono stati realizzati investimenti, cioè programmati, realizzati e conclusi, che complessivamente cubano 750.000 euro sul territorio provinciale e che hanno dato la risoluzione del problema, che poi, parliamoci chiaro, in parte diluizione, in parte abbandono di alcune sorgenti, però in ogni caso una situazione che alla fine porta a una qualità dell'acqua certificata che sta assolutamente all'interno. Diceva prima Rossi, dell'acqua, come si dice, comprata al supermercato, certo. E acqua sì. Comprata al rubinetto. Beh, in Italia l'acqua comprata al rubinetto vale 14,95 euro, media per abitante. Quella comprata al supermercato 11,5. C'è qualcosa che ancora non funziona. Dobbiamo avere più fiducia e consumare più facilmente l'acqua del rubinetto. È anche un tema culturale. Sì. Un altro dato che mi piace dare nella giornata mondiale dell'acqua è che su circa 80 putti di campionamento, parlo delle spiagge che vanno da Amelia fino a Monterosso, su 80 punti di campionamento per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2018 l'acqua è stata considerata eccellente, quindi non c'è stata, c'è stato solo una segnalazione per due giorni che poi è stata subito, l'emergenza è subito rientrata. Poi per il resto... Volevo dire, scusa un attimo poi Giacomo, sì. Voi avete visto questi giorni i telegiornali che mettono un po' di allarme sul fatto della siccità, che un po' dappertutto c'è, piove meno e c'è meno acqua, i fiumi si inaridiscono. Ecco, abbiamo voluto affrontare un attimo un aspetto per quanto riguarda il fiume Magra, perché il fiume Magra inizio estate, inizio primavera comincia l'irrigazione dei terreni, dei campi, e quindi a Caprigliola c'è l'opera di captazione dell'acqua del fiume che serve per irrigare i campi, anche se l'agricoltura non è più fiorente come una volta, oggi ci sono capannoni, però il canale Lunense continua in quest'opera che è decennale di prelevare quest'acqua. Ora ci chiediamo: questa captazione può creare d'estate dei problemi a valle, visto che l'acqua viene dirottata all'altezza di Caprigliola sull'asta pedecolinare e magari Amelia, dove c'è lo scarico del depuratore, l'acqua non c'è abbastanza ricambio, ossigenazione, questo è un quesito. Però abbiamo su questo tema, poi magari ne parlate voi, sentito il Presidente del Consorzio del Canale Lunense, Moracchioli. Massimo Moracchioli, presidente del Canale Lunense, una struttura storica della nostra provincia per la gestione dell'acqua. E a lui vogliamo chiedere, proprio in questa giornata particolare, qual è la situazione del Canale Lunense rispetto alla risorsa idrica disponibile. Allora, la storia del Canale Lunense è lunghissima. L'idea di avere una risorsa idrica disponibile per l'agricoltura parte, se non mi ricordo male, dal libro che fece Meneghini una quindicina d'anni fa, parte a fine del Settecento, quindi una storia lunghissima che poi si è attuata
durante il ventennio fascista, in particolare dal 23, istituzione del consorzio, e poi inaugurato nel 1930. Da allora poi ci vennero attribuite anche le competenze in materia di bonifica. Quindi ora noi da anni ci occupiamo di irrigazione e di bonifica, quindi diamo l'acqua quando serve e cerchiamo di toglierla quando ce n'è troppa, tanto per banalizzare il concetto. E in più, storicamente il Canale Lunense si è occupato anche di centrali idroelettriche. Ci sono due centrali lungo il nostro corso d'acqua artificiale. Una è di nostra proprietà e una di un'azienda privata. Quindi facciamo un ciclo dell'acqua abbastanza importante, perché la andiamo a prelevare dal Magra, la utilizziamo per l'agricoltura, nel suo corso la utilizziamo nei mesi non irrigui per la produzione di energia idroelettrica e poi la restituiamo a Ortonovo, a Luni, nel torrente Parmignola. Anticamente l'idea era ancora più sviluppata rispetto a quello che facciamo oggi, era alla fine del percorso, diciamo, irriguo, l'acqua poi veniva intubata e veniva portata alla zona industriale di massa, dove serviva per raffreddare gli impianti e altri usi industriali. Quindi era un ragionamento che fecero gli antichi, diciamo, gli antichi pensatori dell'epoca, molto avanzato, perché c'era un uso plurimo della risorsa e quindi considerandola preziosa. D'accordo? Quindi questo è, diciamo, noi nasciamo da questa roba qui, quindi è una cosa molto importante. Gian Pedrone, l'ho interrotto mentre... No, volevo, l'ultimo spunto del Presidente del Canale ovviamente arricchisce anche l'analisi che stavo per fare. Lei diceva prima quanto è importante, quanto incide il cambiamento climatico rispetto alla maggior consapevolezza di utilizzo dell'acqua. Beh, intanto noi purtroppo siamo sempre sottoposti a situazioni in cui piove male, quindi piove troppo in alcuni casi e piove troppo poco. Quindi quando piove male è evidente che riuscire a captare più acqua possibile quando piove male è uno degli elementi, non solo che consente di trattenerla, quindi pronta anche a riutilizzo per qualche cosa di diverso, ma anche consente di prevenire alcuni rischi. Non è un caso che oggi sul tavolo nazionale ci sia un grande tema che riguarda poco la Liguria per carenza di spazi, ma riguarda il sistema paese rispetto a un piano invasi. Piano invasi significa cercare di far restare lì in loco più acqua possibile che arriva evidentemente dal cielo, e questo è uno degli elementi fondamentali, perché se no non riusciamo anche a capire che trattenere più acqua possibile che cade è da una parte una diminuzione del rischio per le popolazioni e dall'altra evidentemente anche una garanzia di maggior utilizzo, perché evidentemente ne hai in più disponibilità. Io credo che sia un altro tema su cui riflettere. Mi fa piacere che il Presidente del Canale abbia banalizzato, ma nell'estrema sintesi detto, noi la rilasciamo quando c'è carenza e la tratteniamo quando come dire, ce n'è troppa. E questo è un criterio fondamentale. Io spero che il Canale voglia aprirsi, e negli ultimi anni lo sta facendo insieme alla Regione, anche proprio a interventi di difesa del suolo vera e propria, perché se noi riusciamo a capire che ormai il consorzio di bonifica di per sé, come dire, ha perso un po' della sua storicità, ma apriamo il consorzio anche ad un utilizzo di difesa del suolo più consapevole, quindi anche alcuni interventi che riescono a trattenere più acqua in alcuni casi e a mettere in sicurezza più zone, io credo che a livello culturale, ma anche a livello di approccio rispetto al tema acqua e al suo utilizzo, avremo fatto tutti un passo avanti. È l'unico consorzio che esiste in Liguria e ci sono richieste, ad esempio nella campagna dell'Albenganese, per poter ragionare anche di un'istituzione in questo senso moderno, quindi una rivisitazione del consorzio storico in chiave un po' più moderna rispetto ai temi che stiamo trattando oggi. Tra l'altro, il consorzio ha sempre avuto competenze dall'asta del canale verso il fiume. Certo. In realtà sarebbe importante che l'avesse anche a monte, perché a monte poi ci sono, è quello che abbiamo iniziato a fare con altre competenze diverse, perché evidentemente al limite di non poter portare acqua poi c'è un tema, però c'è di un consorziati tema di... ma abbiamo aperto però alla capacità di istituire degli accordi di programma con le singole amministrazioni da parte del canale e del consorzio, in modo che il consorzio possa andare extraterritoriale a fare questo tipo di interventi, perché riconosciamo tutti ha una professionalità e una capacità di intervento ben più alta, come dire, consolidata rispetto ad altre realtà territoriali.
Io ricordo che quando costruirono l'ospedale di Sarzana, visto la vicinanza del canale all'ospedale, che è molto vicino, ragionarono i tecnici sull'opportunità di utilizzare l'acqua del canale negli sciacquoni e nei servizi, certo, e di lasciare l'acqua prelevata dal fiume attraverso l'ACAM solo per i rubinetti, per bere, per le altre attività. Ecco. Questa infatti è un'ottima, su questo tema devo dire c'è assoluta condivisione, anche perché... Però poi non ne fecero... No, purtroppo noi a livello locale sulle questioni climatiche mondiali possiamo solo sperare che i nostri decisori che stanno ai superiori livelli facciano qualcosa. Insomma, i giovani in questo periodo stanno manifestando la cosa un po' che fa piacere a tutti. Credo però che sia da fare un'attività di risparmio, quello sì, la possiamo fare, no? Quindi da quello che dicevano anche loro, dal nostro, o piuttosto che da quello di Legambiente, Vademecum, non so come fare, che si possono scaricare dai siti, anzi invito i cittadini ad andarselo a vedere, però potrebbe essere utile anche come proposta, no? Che potrebbero essere i sindaci, anche chiedendo su questo un intervento di IREN che nel nostro territorio si sta dando, come è stato detto, da fare per gli investimenti, per esempio favorire una politica soprattutto nei settori, diciamo nelle zone rurali, nelle zone dove ci sono giardini, da far installare a prezzi calmierati o con sovvenzioni dei sistemi di recupero delle acque che provengono dagli scarichi, piuttosto che dotare ogni famiglia, ogni cittadino, diciamo, di quegli accessori che si installano sui rubinetti che servono a miscelare l'acqua con l'aria in maniera che la portata sembra uguale, in realtà si riduce di molto. Ecco, queste per esempio potrebbero essere due azioni concrete, no, da sovvenzionare sui nostri territori. E questa era un po' la domanda che volevo fare, per ormai siamo quasi alla fine, per concludere. Ecco, le iniziative da prendere, quali sono le più urgenti? Ecco, questo è un suggerimento, ne è uno solo, però se ACAM ha in progetto qualcosa oltre agli investimenti per... ACAM ha progetto i suoi investimenti. Quello che ho sempre chiesto e che continuerò a chiedere, non mi stancherò mai di chiederlo, è di sensibilizzare il cittadino a un corretto uso dell'acqua. Faccio un esempio che è stato oggetto di discussione poco tempo fa. La maggior parte dei nostri condomini hanno i pluviali che scaricano nelle acque nere e l'acqua piovana finisce nel depuratore di Spezia. Quindi il depuratore di Spezia è costretto a depurare dell'acqua pulita. Tutto perché? Perché nessuno si prende la briga di deviare il flusso delle acque piovane nella linea delle acque bianche. Quindi il delegare sempre ritengo che non sia giusto. Ognuno si assuma le proprie responsabilità, si rimbocchi le maniche e cerchi di utilizzare il sistema, la rete fognaria, di utilizzare l'acquedotto come deve essere utilizzato, a partire dal singolo cittadino a finire ai vari comuni, ma i primi che devono muoversi sono i cittadini, utilizzare in modo cosciente il servizio idrico. Anche il farsi, abbiamo visto che in molti paesi mondiali il problema dell'acqua è molto più serio che nel nostro paese. Ho visto ultimamente un servizio in televisione dove, ora sto estremizzando, dove sono costretti a farsi la doccia contingentata ed a utilizzare l'acqua che esce dalla doccia a raccoglierla in secchi per poi utilizzarla in altri modi. Ora, non arriviamo a quel punto, però cerchiamo di utilizzare l'acqua nel modo più intelligente possibile. L'educazione deve essere fatta a scuola, perché i ragazzi sono quelli che devono educare noi ormai siamo anziani, è difficile educare una persona già formata. Cerchiamo di educare i giovani, cerchiamo di fargli capire come utilizzare l'acqua, come utilizzare il sistema fognario e mettiamocela tutta. C'è anche il discorso depuratori. Depuratori, sì. Depuratori. Depuratori, ACAM ha già fatto molto. So che tempo fa, proprio a Spezia, sì, questo depuratore, sì, che abbiamo qui a Melara, dove sì, ha creato dei problemi perché ci sono stati degli esposti sugli scarichi
Io non so poi come sia finita la storia, però dicono che, c'è chi dice che quel depuratore lì debba essere ripensato, che allora, sia obsoleto. Per quanto riguarda i depuratori, per quanto riguarda Vernazza è già stato terminato, Monte Rosso sarà pronto entro fine di questo mese, Rio Maggiore ci sono i lavori in corso, Porto Venere è stato progettato. Per quanto riguarda il depuratore di Spezia, è in corso il progetto per un nuovo depuratore. Ecco. Quindi per l'ammodernamento del nuovo depuratore con una nuova tecnologia, e è già nel... Viene collocato sempre nel solito punto? Sempre nel solito punto, ma viene praticamente stravolta tutta la tecnologia di depurazione. Ora, tecnicamente non le so spiegare la differenza comunque, tra... Non sono un tecnico, comunque è già in fase di progettazione, ci sono già gli stanziamenti da parte del gruppo. E è stato già concluso l'accordo con Fincantieri per l'utilizzo del depuratore all'interno del cantiere della Fincantieri, che andrà a servire tutta la parte di Muggiano, Lerici e tutta la parte di Ufficio. Questo è stato un accordo storico, accordo rivendicato dai due sindaci, sia da Spezia che da Lerici, perché è stato un accordo storico che permette di collegare, una serie di tutta la parte est del Golfo a questo depuratore. Questo depuratore. E in Val di Magra, che si va a legare ai lavori parti in corso e parti sono stati fatti sulla tutta la parte del Levante. Val di Magra ci sono depuratori, a parte Sarzana, non so se è perfettamente funzionante, non lo so. Però ciò che c'è l'Uni, che c'è Santo Stefano che, è in, che dovrebbe esserci nella zona. Allora, in generale gli impianti principali, Stagnoni, Camisano, Silea, a parte Levanto che è recentissimo, certo. Però questi sono impianti che hanno una loro età e quindi nel tempo va programmata un rifacimento totale. Le sedi sono sicuramente quelle, nel senso che si parla di un revamping nel sito esistente, non è immaginabile di spostare altrove una struttura di quelle dimensioni nel momento in cui c'è già un sito esistente e funzionante, tenendo conto che normalmente la tecnologia consente di ottenere livelli di depurazione migliori utilizzando una superficie inferiore, quindi non c'è un problema da questo punto di vista. Anche perché la foce del Magra poi paga, altrimenti... Sì, questo sì, però stiamo parlando di tutte... In generale, sì. Diciamo, comunque sono tutti impianti che sono impianti di depurazione, non di trattamento primario, cioè trattamento secondario, quindi uscita in tabella A secondo le norme di maggiore qualità, non stiamo parlando di interventi semplicemente di filtrazione o di isolatura, di sabbiatura, cioè operazioni elementari o fondamentali. Bene, questa cosa però, e qui si ritorna al ragionamento, domandavi prima cosa fare, io rispondo, almeno la risposta che mi viene è di essere un po' strabici, cioè di avere un occhio sul quotidiano, avere un uso consapevole delle risorse, e questo passa da tutti, dalle famiglie, dalle persone, dalle organizzazioni. Ok, è quello che si diceva prima. Dall'altro, bisogna guardare lontano, perché si riuscirà a fare delle cose se si fa una pianificazione di lungo periodo. E da questo punto di vista, il rifacimento delle reti fondamentali per ridurre le perdite, il rifacimento degli impianti di depurazione, quelli fondamentali, Stagnoni, il completamento delle opere di depurazione nella zona del più preziosa dal punto di vista turistico, ambientale, che è la zona del parco e sito UNESCO, questi sono aspetti. Siamo in questa fase della progettazione, ma oggi si può fare perché c'è una possibilità di pianificare nel tempo con ragionevolezza. Beh, Tortorelli l'ha già dette alcune cose su... Sì, io l'unica cosa che posso dire è invitare i cittadini a stare molto attenti, informati sul percorso che è attualmente in essere presso la Commissione Camera presso la Commissione Ambiente della Camera, su questo percorso che io spero porti alla ripubblicizzazione come è avvenuto in altri paesi tipo Germania e Francia, tanto per fare sempre i soliti esempi noti. Facciamo chiudere a Gian Predroni, però voleva dire una cosa. Sì, volevo dare un'informazione che Spezia ha il progetto pilota per il sistema di telecontrollo.
quindi verranno sostituiti, già in parte sono già stati fatti, i normali contattori con dei contattori con telecontrollo. Questo cosa consente? Consente a parte una lettura effettiva del consumo, ma più che altro consente ad ACAM di verificare in tempo reale se vi sono delle perdite. E quando partirà questa operazione? È già partito. Già stati messi oltre 4.000 nuovi contattori con telecontrollo. Giampedroni, così chiude, visto intanto che l'assessore ci tengo a ringraziarvi, perché questa giornata e questa trasmissione credo che contribuiscano ad alimentare quel livello culturale che tutti, al di là anche delle diversità di visioni, abbiamo in questa sede, perché è importante continuare a battere sul tema dell'utilizzo consapevole. Mi piace la visione di carattere culturale insieme alla pianificazione degli investimenti. Credo che sia importante che i cittadini abbiano un livello qualitativo delle nostre acque significativo, che siano anche un po' orgogliosi del fatto che c'è qualcuno che lavora per tutelare costantemente salute, utilizzo dell'acqua per regime alimentare e anche per godibilità turistica del nostro territorio, e sapere che lo si fa con consapevolezza, con trasparenza istituzionale, anche, ripeto, nel dibattito che sarà parlamentare rispetto al futuro di questo settore molto significativo, ma che trova degli interlocutori territoriali validi, competenti e credo anche che ci tengono al loro territorio a far bella figura nel panorama ligure, e io dico perché no anche oltre il panorama della Liguria. Bene, chiudiamo così, abbiamo ampiamente sforato, ringrazio i nostri ospiti di essere intervenuti, ringrazio voi che ci avete seguito, vi do appuntamento a venerdì prossimo.